Cari amici, bentrovati e grazie di essere con noi. La rubrica religiosa Il respiro dell'anima è l'ultima puntata prima dell'estate. Ci sarà un tempo di vacanza, abbiamo la giornata mondiale dei giovani a Cracovia, poi abbiamo il pellegrinaggio in Terra Santa, quindi ci rivedremo verso la metà di settembre o gli inizi di ottobre. Ma grazie perché siete stati con noi. In questa rubrica un servizio speciale. Abbiamo celebrato il giubileo aprendo la Porta Santa all'eremo di Sant'Onofrio sul Morrone a Sulmona, dove visse per tanto tempo San Pietro Celestino e dove il 4 luglio del 1294 ricevette la notizia che era stato eletto pontefice. Abbiamo voluto nell'occasione ricordare anche i 6 anni della storica visita pastorale di Papa Benedetto a Sulmona il 4 luglio del 2010. Come sempre la nostra rubrica termina con la buona novella. Vi invito a seguirci e vi auguro buone vacanze e in questo momento anche una buona visione. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Un pomeriggio di intensa spiritualità, di riflessione, di preghiera e di meditazione, quello trascorso il 5 luglio scorso in occasione della celebrazione giubilare diocesana tenuta in uno dei luoghi dello spirito più importanti della diocesi di Sulmona Valva, l'eremo di Sant'Onofrio, dove lungo tempo visse Pietro del Morrone, diventato Papa Celestino V. In questi luoghi, dove regnano una natura ancora incontaminata ed un silenzio solo di rado violato, ebbe dimora Pietro Celestino, tra digiuni e preghiere, lavoro, meditazione e contemplazione. La celebrazione ha avuto inizio con l'incontro nel piazzale dello chalet di Sant'Onofrio. Da quel punto, infatti, è partito un cammino silenzioso verso l'eremo, un'ascesa spirituale non priva di fatica, metafora della difficoltà, un breve ma comunque significativo pellegrinaggio durante il quale ogni pellegrino è rimasto assorto in se stesso, riflettendo, meditando, pregando, unendo la ginnastica fisica dell'ascesa all'esercizio spirituale di un momento di ascesi, come breve distacco dal mondo temporale e materiale, camminando sulle orme di Pietro del Morrone. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Preghiera per il giubileo. Signore Gesù Cristo, Tu ci hai insegnato ad essere misericordiosi come il Padre Celeste e ci hai detto che chi vede Te vede Lui. Mostraci il Tuo volto e saremo salvi. Il Tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro, dall'adultera e la Maddalena, dal cuore e la felicità solo in una creatura. Fece piangere Pietro. Grazie.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La misericordia del Padre, la pace del Signore nostro Gesù Cristo, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, con lo sguardo fisso su Gesù e sul suo volto misericordioso e sostenuti dal luminoso esempio di San Pietro Celestino, ci incamminiamo verso la porta della misericordia dell'eremo di Sant'Onofrio, dove accoglieremo il dono dell'indulgenza plenaria che ci farà fare esperienza dell'essere amati e perdonati. Appena arrivati sulla sommità dell'eremo, davanti alla cappella che ospita ancora le celle dove vissero Pietro del Morrone e Roberto di Salle, si cerca refrigerio, al riparo dal sole ancora cocente, dal caldo afoso, ma in un luogo come questo è naturale cercare soprattutto ristoro allo spirito. Aprite le porte della giustizia, entreremo a rendere grazie al Signore. Proprio il 5 luglio del 1294, ricorda subito il vescovo Angelo Spina, in questo stesso luogo arrivarono i legati pontifici per annunciare a Pietro Angelerio, eremita del Morrone originario del Molise, la sua elezione al soglio di Pietro, e l'eremita, persona umilissima, restò sorpreso e quasi imbarazzato da quell'annuncio straordinario e subito si raccolse in preghiera davanti al crocifisso posto nella sua cella, implorando aiuto e consiglio dal Signore. E quel crocifisso parlò a Pietro Angelerio, suggerendogli di accettare l'elezione. Così, cavalcando un mulo, ulteriore segno di umiltà, Pietro da Morrone scese alla volta dell'Aquila, dove venne incoronato Papa nella Basilica di Colle Maggio. Più tardi Pietro, diventato Papa Celestino V, decise di rinunciare al pontificato. Un atto di grande umiltà e di assoluto coraggio, ha sottolineato il Vescovo, che solo santi come Pietro Angelerio possono compiere, come pure nei secoli successivi, ai nostri giorni, è accaduto per Papa Benedetto XVI, Josef Ratzinger, che ha rinunciato al papato l'11 febbraio 2013. Una lapide all'ingresso dell'eremo celestiniano ricorda proprio il sorvolo in elicottero che su questi luoghi ebbe a compiere il Papa Ratzinger il 4 luglio del 2010, in occasione dell'indimenticabile, storica giornata vissuta in visita nella città di Sulmona. La lapide riporta un brano dell'omelia pronunciata dal Papa nella Santa Messa Solenne in piazza Garibaldi, la mattina di quel giorno memorabile. Un insieme di sensazioni, emozioni, impressioni, soprattutto di grande serenità e pacatezza, si racchiude in quel piccolo lembo di terra del Morrone che ci parla ancora oggi di una personalità straordinaria, di eccezionale statura spirituale, tra le figure più insigni della storia della Chiesa. Un uomo esemplare per la sua umiltà e grandezza, nella cui memoria viene aperta la porta della misericordia, proprio qui, in quella cappella che lui volle e nella quale visse. Una cappella scrigno di una grande storia che arriva fino ai giorni nostri. Il cannoneggiamento delle artiglierie dell'esercito tedesco distrusse una parte di questa cappella durante i terribili giorni dell'occupazione del 1943, l'anno della guerra che toccò anche Sulmona e l'intero comprensorio, la guerra in casa. Nel 1947 la fede e la caparbietà del maestro Giuseppe Gianpietro furono all'origine della lodevolissima iniziativa
di ricostruire la parte della cappella andata distrutta, restituendo questo luogo alla sua integrità originaria. Un'altra lapide ricorda in proposito quell'iniziativa, della quale ancora oggi possiamo godere i frutti. La porta di quella cappella diventa così porta della misericordia, in questo giubileo straordinario che tra le sue vie, nella diocesi di Sulmona Valva, annovera anche eremi e chiese rupestri, dove la misericordia divina si è fatta segno concreto attraverso l'opera di figure eccelse. In questo luogo avvertiamo dentro di noi una grande gioia e serenità, dice nell'omelia il vescovo Spina. Gioia e serenità che vengono al nostro cuore perché sentiamo che siamo amati e perdonati da Dio. Il perdono è l'atto di misericordia per eccellenza. E Papa Celestino, con la bolla del perdono che oggi più comunemente ricordiamo come perdonanza celestiniana, fu l'antesignano del giubileo, che alle sue origini porta dunque l'impronta di un atto di celebrazione della misericordia di Dio. Nella lettura della Santa Messa che il Vescovo presiede concelebrando con alcuni sacerdoti, tra i quali il parroco della comunità di Badia Bagnature e Fonte d'Amore, Don Andrea Civile, viene letta una lettera di San Paolo, che ci ricorda come la sua vita prima della conversione era diventata per lui nulla, solo spazzatura. La sua vita, convertita alla fede in Cristo, cambia del tutto perché in Cristo San Paolo trova la vera vita, che è amore, misericordia, perdono. Anche noi tutti siamo peccatori, allora nota il Vescovo, e tutti quindi abbiamo bisogno di perdono e di conversione continua al Signore. Il Vescovo paragona l'azione della misericordia divina verso le creature umane a quella di uno scultore che scolpisce e plasma la pietra per farne una bellezza di scultura. Così Dio toglie dal cuore dell'uomo ogni bruttura, ogni male, ogni macchia e ombra di peccato per restituire all'uomo piena bellezza. È questo il senso intimo della conversione, il passaggio cioè dal peccato alla grazia, dalle tenebre del male alla luce della vita nuova vissuta in Cristo. Anche oggi la nostra ascesa a questo eremo, ricorda i pellegrini il Vescovo, non è stata una passeggiata, ma un breve viaggio in ascesa verso questo luogo per attingere qui la misericordia, la grazia, la serenità da Dio, che è nostro Padre misericordioso. E solo Dio può renderci il perdono per tutti i nostri peccati, continua Monsignor Spina. Ma come Lui perdona noi, così anche noi dobbiamo essere capaci di perdonare al prossimo, ed invita perciò i presenti a dare subito perdono a coloro con i quali non fossero in questo momento in buoni rapporti. Difficile, certo, ma non impossibile per il cristiano. E il Vescovo ricorda che per essere autentici nella misericordia e nella testimonianza cristiana bisogna scrollarsi di dosso superbia e orgoglio, ritrovando la pace e la serenità che possono scaturire solo dall'umiltà. Ed il Vescovo stesso esorta ancora ad una preghiera: Signore, togli da noi superbia, orgoglio, togli da noi tutto quello che ai tuoi occhi è sbagliato e donaci la bellezza del cuore, donandoci di essere come te misericordiosi. Parole che riecheggiano l'inno di questo giubileo, che esorta tutti i credenti ad essere misericordiosi come il Padre Celeste. Con questi pensieri il Vescovo conclude la celebrazione eucaristica. L'Eucaristia, segno di condivisione del pane e vino trasformati in carne e sangue di Cristo, invita tutti alla condivisione anche della preghiera che il Vescovo pronuncia guardando dall'alto dell'eremo la piana di Sulmone e il circondario peligno distesi ai piedi del Morrone. Il Vescovo volge il suo pensiero di padre e di pastore della diocesi a quanti vivono nella sofferenza del corpo e dello spirito, in particolare ai più giovani in cerca di lavoro e a chi il lavoro lo ha perso, ed ancora ai malati, agli anziani, a chi vive momenti di qualsiasi difficoltà, perché tutti siano nel cuore di Dio e tutti siano toccati e consolati dalla sua misericordia. Eccellenza, abbiamo vissuto una giornata in uno dei luoghi dello spirito più importanti di questa diocesi, l'eremo di Celestino V. Certo, è un luogo dello spirito, un luogo significativo, con tante persone. Abbiamo affrontato il cammino salendo questa montagna, appoggiandoci, perché il percorso è impervio ma molto bello. È qui che San Pietro Celestino ha vissuto la sua esperienza umana e spirituale, qui si è santificato. Il 5 luglio del 1200
1294, qui vennero i legati dal conclave di Perugia a portargli la notizia che era stato eletto Papa. Venne qui anche il re di Napoli, Carlo d'Angiò, Carlo Martello, e Fra Pietro, che qui viveva in una forma molto austera, proprio con tanto momento di preghiera e di penitenza, rimase così costernato, non sapeva cosa fare. Poi venne aiutato da un monsignore a trovare serenità e guardò il crocifisso che stava nella sua cella, chiedendogli che cosa devo fare, e quel crocifisso gli parlò: accetta, e lui accettò e andò proprio da questo luogo qui, dall'eremo di Sant'Onofrio, fino all'Aquila, non a cavallo, il cavallo che il re gli propose, ma a dorso di un asino, ad indicare la sua umiltà e la sua semplicità. Un uomo grande, un uomo di preghiera, un uomo di penitenza, un uomo santo e un uomo umile, che ha capito che il tesoro della vita non sono le cose e il potere, ma è Dio, perché tutto il resto appassisce e si corrompe, ma Dio rimane. Come si inserisce dunque la figura e l'opera di Celestino V nell'anno giubilare della misericordia? Noi lo abbiamo inserito nei percorsi penitenziali, abbiamo in diocesi diversi eremi e diversi luoghi di preghiera come le chiese rupestri, ma poi c'è un motivo, perché lui, andando all'Aquila, venendo eletto Papa e quindi incoronato, che cosa volle per l'Aquila? Che ci fosse il perdono all'interno della città, e allora diede la bolla della perdonanza: chiunque nel giorno tra 28 e 29 agosto avesse passato la porta santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio avrebbe ricevuto l'indulgenza, cioè il perdono della colpa, ma anche il perdono delle pene, perché ogni peccato porta con sé la colpa, siamo colpevoli di quello che abbiamo fatto, ma quello che abbiamo fatto ha delle conseguenze, e quelle conseguenze bisogna ripararle. Dall'altezza di questo eremo si domina Sulmona e tutta la Valle Peligna, e lei durante l'omelia ha avuto un pensiero proprio per Sulmona e per la Valle Peligna. Ma certamente la città di Sulmona è sempre nel cuore, poi questa Valle Peligna, ma l'intera diocesi, perché qui si spazia a 360 gradi, e da questo luogo sale la preghiera accorata di tutti noi: o Signore, abbi misericordia di noi, usaci misericordia, perché eterna è la tua misericordia, perché l'unico nostro bene sei tu. Ecco, una preghiera per le famiglie, perché sappiano vivere la riconciliazione, una preghiera per i giovani, per le tante difficoltà che incontrano, soprattutto per la mancanza di lavoro, per quanti lavorano nelle fabbriche, così pochi ancora rimaste qui, per chi lavora nei campi, per gli allevatori che sono su queste montagne, per gli anziani, per gli ammalati, per tutti, perché poi questi nostri paesi che sono meravigliosi e queste città abbiano il grande dono, la bellezza di una città. E ciò di cui una città ha bisogno è il dono della pace, e quando le persone vivono in pace e costruiscono il bene comune, fiorisce la civiltà dell'amore. La parete rocciosa, così aspra e nuda, sembra priva di vita, ma come per incanto c'è un miracolo. È proprio in quella roccia, in una piccola fessura, che un seme è attecchito ed è fiorita una pianta, segno che il cuore arido dell'uomo, se dà un piccolo spazio al raggio di luce di Dio, fiorisce e porta la vita. Noi possiamo cambiare la nostra vita, la possiamo far diventare bella e santa con le opere della misericordia, una fioritura e un profumo. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, il prossimo tuo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono,
lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio passandogli accanto vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va, e anche tu, fa così». Il Vangelo di Luca di questa domenica ci chiede di avvicinare e soccorrere il nostro prossimo, come fa il Samaritano, il quale scendendo da Gerusalemme a Gerico si incontra con un malcapitato in fin di vita. Egli, a differenza del sacerdote e del levita, ha compassione, si avvicina, si prende cura di quel malcapitato. Lo soccorre, lo carica sul suo giumento e lo porta presso una locanda per dargli ulteriori e maggiori cure. Nella parabola ci sono 10 verbi di fila per descrivere l'amore. Lo vide, si mosse a pietà, scese, versò, fasciò, caricò, fino al 10° verbo. Ritornerò indietro a pagare se necessario. In questi gesti lo stesso dottore della legge che aveva interrogato Gesù su chi fosse il suo prossimo coglie subito la risposta quando Gesù gli domanda: «Chi di questi 3 ti sembra sia stato il prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?» Dice: «Chi ha avuto compassione di lui». E Gesù: «Va e anche tu, fa così». In sintesi alla domanda che nel cuore di ogni uomo: «Che cosa devo fare per essere vivo, per essere uomo?» Gesù risponde: «Va e anche tu, fa così». Cioè, ama il prossimo tuo sempre. Tutto il nostro presente e futuro è nel verbo amare, un verbo che indica un'azione mai conclusa, perché durerà quanto durerà il tempo, perché è un progetto, è l'unico progetto, non un obbligo, ma una necessità per vivere. Cosa devo fare domani per essere vivo? Amare. Cosa farò l'anno che verrà e per il mio futuro? Amare. L'umanità, il suo destino, la sua storia? Amare. La parabola del buon samaritano è al centro del Vangelo e al centro della parabola c'è un uomo e un verbo: amare. Gesù svela il segreto della nostra vita e della nostra gioia. Va e anche tu, fa lo stesso e troverai la vita. Cari amici, grazie di essere stati questo anno con noi alla rubrica religiosa Il respiro dell'anima. Auguro a tutti voi tanta gioia, tanta pace nel Signore e buone vacanze e, se Dio vuole, arrivederci al mese di settembre-ottobre.